Siamo alla Colombera con Elisa Semino nella nuova bellissima sala degustazione e adesso Elisa ci spiega le zone del Timorasso su questa carta fatta da Davide Davide. Ferrarese, certo. Ok. Davide Ferrarese ha fatto questo bellissimo studio con appunto Vigna Veritas parlando del nostro territorio. Siamo sui Colli Tortonesi, un territorio di confine vicino a tante altre zone famose dal punto di vista viticolo e confinante appunto con Lombardia e Liguria. Siamo alla porta del Piemonte, la prima zona che si trova quando si entra in Piemonte e questa è una zona molto estesa, in effetti è difficile trovare altre zone così estese. La zona si chiama appunto Colli Tortonesi, è una zona che si è formata come terreno in epoca tortoniana, infatti tante volte si dice a Tortona. Il terreno è il Tortoniano, prende proprio il nome dalla città. Questo Tortoniano è fatto con una base di argilla e delle parti di calcare, dipende un po' in che zona uno si trova dei Colli Tortonesi. Noi ci troviamo proprio vicino a Tortona, su uno dei sette colli, sul secondo colle che si chiama Monte Colombino, per questo che la Colombera si chiama proprio Colombera, perché il monte, che non è un monte, è una collina, è appunto denominato Monte Colombino. Qui abbiamo la parte storica della Colombera, Avò e Cascina Macchetta. E poi abbiamo anche a Sarezzano altri terreni. A Sarezzano ci sono terreni decisamente diversi. Questa è la mappa del territorio, ma Davide ha fatto anche questo bellissimo studio geologico, quindi proprio andando a fondo nel terreno e capendo di cosa sono fatti questi terreni. Come vedete, vicino a Vo, Sarezzano e Monleale abbiamo questa linea più scura, come in questa zona a metà delle tre valli dei Colli Tortonesi e come in Val Borbera. In queste zone abbiamo più argilla, oltre che una parte di calcare, mentre in queste zone più chiare abbiamo più sabbia, dove ci sono i famosi anche calanchi, su cui appunto ci sono certe vigne di Timorasso. Sono esattamente, cioè sono due cose diverse. La mineralità del Timorasso, che viene fuori grazie all'uva, grazie al vitigno, si esprime lo stesso, ma in due modi diversi. Sull'argilla c'è una buona freschezza, c'è grande acidità, c'è grande eleganza. Sulla sabbia emerge di più la mineralità, quindi è bello quando girate i Colli Tortonesi anche andare a trovare produttori diversi per capire ancora di più queste differenze che arrivano proprio dai terreni dalla nostra terra. Questa è la zona completa dei Colli Tortonesi. Questo piccolo ritaglio, questo ricamo è la zona dove si può fare Dertona, quindi Dertona, che è il vecchio nome della città di Tortona, perché anche se Tortona nasce grazie ai Liguri, poi quando sono arrivati i Romani nel 148 l'hanno chiamata appunto Dertona, piccola Roma, per questa appunto somiglianza, visto che ha i colli intorno. E noi produttori, quando abbiamo iniziato a riproporre il Timorasso nel 2000, eravamo 5 produttori, abbiamo scelto questo nome Dertona per far riconoscere sempre di più il Timorasso che viene dalla sua zona di origine. Quindi, anche se si può piantare Timorasso in altre zone, però il Dertona lo si può fare appunto solo sui Colli Tortonesi, solo a Tortona. E questa è la grande differenza insomma, che ci caratterizza. Timorasso è quello che ha fatto cambiare tantissimo la viticoltura di questa zona. Questa, che è già una zona estesa come denominazione, prima era una zona dove c'era molta viticoltura, si parla di 2500 ettari di vigna, ed era una viticoltura dove c'era Barbera, c'era Croatina, c'era Bonarda, Cortese, di tutto e di più. In questo momento ci sono molto meno ettari nei Colli Tortonesi, ma si sono specializzati molto sul Timorasso. Alla fine, una zona, quando si identifica nel suo vitigno di origine, cambia completamente, perché qua noi siamo figli del Timorasso, abbiamo, come dico io, San Timorasso che porta avanti la zona, la caratterizza e la identifica. E quindi si viene qua per assaggiare il Timorasso, poi si assaggia anche la Barbera, perché la Barbera alla fine è sempre stata un po' nelle vene dei tortonesi, perché prima era molto Cortese e Barbera come coltivazione qua.
Adesso ci siamo specializzati sul Timorasso ed è cambiato tutto completamente. È cambiato perché il Timorasso è il nostro vitigno. Adesso la gente è preparata per capire cos'è il Timorasso, perché comunque negli anni 80 non si aveva idea di cosa fosse, cos'è un vino bianco da invecchiamento. Invece al giorno d'oggi le persone cercano questi bianchi più importanti, più particolari, di struttura, eleganti, e che puoi bere tra 7, 8, 10 anni e ti danno delle grandi emozioni. Negli anni 80 invece si usava un vino bianco un po' più da bere, differente rispetto a quello che oggi invece le persone hanno piacere di scoprire. Mio nonno è arrivato a Vo da Montemarzino, quindi da 20 km qua vicino proprio, nel 37. Ha scelto proprio la Colombera per iniziare appunto a spostare la sua azienda agricola, quindi ha spostato quella che è la sua coltivazione a Montemarzino. Era o è più terra anche dove si coltivano molte mele, qui è più zona da vigna, perché voleva avvicinarsi appunto alla città. La Colombera è sempre stata un'azienda agricola a tutto tondo, oggi abbiamo 28 ettari di vigna e 50 ettari ancora a seminativo, a campi, abbiamo pesca, albicocche, prugne, quindi è un'azienda agricola a tutto tondo. E poi man mano col tempo per noi la parte più importante è diventata quella viticola, quella della viticoltura assolutamente, perché mio papà ha capito, mio nonno vendeva le uve, mio papà ha capito invece che doveva fare la sua vinificazione, interpretare le sue uve, fare i suoi vini e iniziare a venderli, e così proprio ha fatto. Poi dal 98 è stato l'anno, un po' grazie a Walter, ma anche a tante altre cose che sono man mano successo, che ha deciso: provo anch'io a mettere la mia Barbera più buona del vigneto più storico che aveva piantato il mio nonno nel 61, provo anch'io a fare due barrique di questa Barbera, vediamo cosa succede. E in effetti c'erano queste due barrique in cantina con scritto: sarà pur vero che viene buono il vino nelle botti se si invecchia la Barbera, e aveva già venduto tutto il vino prima ancora di imbottigliarlo, no? E da lì è partito appunto il progetto della bottiglia. Io ho deciso di fermarmi a lavorare qua con lui e man mano è andato avanti. Nel 97, grazie appunto al territorio, a Walter, tante riunioni che si stavano facendo in quei tempi, abbiamo piantato la prima vigna di Timorasso e abbiamo appunto provato. Poi ne abbiamo piantato subito nel 97, nel 2000, nel 2003, in differenti punti. Abbiamo fatto un po' di zonazione della Colombera e abbiamo capito come insomma il Timorasso poteva stare bene appunto anche nella zona di Vo, ed è stato il grande cambiamento, sia perché abbiamo messo il frutto delle nostre vigne più importanti, più belle, più vecchie in bottiglia, e perché appunto abbiamo intrapreso questo cammino della bottiglia che era molto diverso rispetto a quello che facevamo prima. Noi abbiamo sempre cercato di accogliere in cantina, infatti siamo sempre stati aperti in cantina il sabato tutto il giorno, la domenica mattina. Adesso ne abbiamo aggiunto un altro pezzettino, avendo questa bella sala degustazione diamo la possibilità di fare le degustazioni anche al venerdì dalle 7 in poi, facendo dei percorsi di degustazione, assaggiando i nostri vini. C'è anche un piccolo percorso sul Timorasso, in modo da capire anche come invecchia il Timorasso assaggiando 2 o 3 annate, in modo da farsi un'idea, perché poi alla fine continuiamo a dire che questo Timorasso invecchia bene, è buono anche da giovane, ma poi alla fine tante bottiglie da far assaggiare con qualche anno insomma di invecchiamento non le abbiamo. E allora grazie alla sala degustazione abbiamo appunto voglia di farvi assaggiare qualche Timorasso con qualche anno in più, e ne abbiamo appunto adesso la possibilità. E quindi vi aspettiamo poi in zona.